Benvenuti ragazzi, oggi noi su YouTube sono stata bene e il gioco che farò oggi è preferiresti, quindi devo scegliere se fare una cosa o un'altra. Allora, preferiresti essere Naruto Uzumaki o essere Goku? No, Naruto dice. No, solo... vogliono essere Goku e fare l'onda energetica. Preferiresti avere dei peli pubici al posto dei denti o avere dei denti al posto dei peli pubici? No, avere dei denti al posto dei peli pubici. Prossimo. Preferiresti dire sempre la verità o mentire sempre? No, mentire sempre. Anche se sono strano, però mentire sempre. Preferiresti andare sempre a scuola o andare sempre a lavoro? Allora, questa domanda, se mi dicono che devo andare per forza a lavorare, allora io a sto punto mi butto su andare sempre a scuola. Io sono pigro perché pigro ha anche il significato di che non ti piace lavorare. Preferiresti rimanere vergine a vita o scoprire come si chiude al mondo? Qua mi butto. Rimanere vergine a vita. Porca vacca morta, raga. Adesso stanno arrivando domande più divertenti. Preferiresti mangiare un cane o mangiare un gatto? No, mangiare un cane assolutamente no, perché dai, il cane è il migliore amico dell'uomo, no. Io preferirei mangiare un gatto. Che poi dici, è bello che ti graffia, vabbè, cose così. Preferiresti essere scemo ma molto attraente o essere intelligente per di normale bellezza? Essere scemo ma molto attraente. Preferiresti essere un leone o essere un'aquila? No, un leone. Io un leone, ragazzi. E poi se no, se essere una. Se rispondevo essere un'aquila, poi sempre volare. Volare. Preferiresti fare solo chiamate o mandare solo messaggi? No, questa domanda no, mi mette in difficoltà. Come capo posso rispondere qua? Mettiamo a fare solo chiamate. Sono nel 47%. Vivere da ricco per 20 anni o povero per 100 anni? No, io sicuramente povero per 100 anni. Perché poi se esempio per 20 anni sono ricco e dopo i 20 anni sono povero, per me cioè, non ha un senso logico. Preferiresti cambiare il tuo cognome in Hitler? No. No, per carità, raga, no. Non mangiare mai più cioccolato.
Preferiresti avere un figlio maschio o avere un figlio femmina? Figlio maschio. Però ragazzi, io la decisione già l'ho presa. Mi sa che è probabile che... È probabile che non avrò mai figli. Cioè non ne voglio fare figli. Preferiresti avere tre capezzoli o avere un capezzo? Tre. Preferiresti avere il singhiozzo per il resto della tua vita o sentire in continuazione di dover starnutire ma non riuscirci mai? Aspetta, questo non ho capito. Questo. Sentire in continuazione di dover starnutire, sì, come... A fare sempre il singhiozzo per tutto il tempo della tua vita. Questo no, dai. Preferiresti essere un bianco in mezzo a dei neri o essere un nero in mezzo a dei bianchi? No, questa qua. Allora, questa è l'ultima che faccio, eh. Preferiresti poter tornare indietro nel tempo una sola volta o poter viaggiare nel futuro una sola volta? No, raga, allora, secondo me poter tornare indietro nel tempo, no, è una cosa impossibile. Quindi poter viaggiare nel futuro una sola volta. Preferiresti usare la carta vetrata come carta igienica o usare la salsa piccante come conigli? No! Io è capace che pure uso la carta vetrata come carta igienica. Se stanno 9%. Ecco, questa chiudo, raga, eh! Preferiresti entrare nel tuo videogioco preferito o entrare nel tuo film preferito? Entrare nel tuo videogioco preferito. Perché se c'è un videogioco preferito tipo, non lo so, su Happy Wheels, Far Guis, che mo questo gioco, cioè, si sente sentire dappertutto ed è un gioco che è uscito appena mo, è nuovo, diciamo. Quindi mi butto su questo. Entrare nel tuo videogioco preferito. E niente, raga, questo è il video di oggi. Se vi è piaciuto mettete sotto like nei commenti. Mettete sempre mi piace. Iscrivetevi al canale se vi siete ancora iscritti. E attivate la campanellina per ricevere nuove notifiche sui miei nuovi video che faccio ovviamente. E quindi ciao ragazzi. Abbiamo fatto una cosa diversa oggi e dico sempre grazie a YouTube che me l'ha permesso di farla.